Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo. Buongiorno a tutti, è l'ultimo giorno prima della vigilia del Santo Natale. Vi auguro davvero ogni bene, la pace del cuore, e che possiate essere benedetti, accompagnati e guidati dal Signore. Cosa sarà oggi della nostra vita? Chi lo può sapere? La nostra vita è sempre nelle mani del Signore. E allora per questo motivo vorrei prepararvi al momento piccolo, breve di preghiera, anticipandolo con un versetto del Salmo che ascoltiamo, ascolteremo nella Santa Messa oggi. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. E allora vogliamo pregare insieme e invocare l'amore misericordioso del Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Un saluto alla Mamma Celeste. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Una lode alla Santissima Trinità, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro affidamento agli angeli custodi, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. È la nostra preghiera per le anime dei defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Accogliete la santa benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Vi auguro una buona giornata. Attenzione, oggi non ci sarà la coroncina alla Divina Misericordia e il rosario, perché i giovani della parrocchia dovranno fare le prove generali del concerto e quindi io dovrò seguirli. Un abbraccio a tutti. Thank you.